Signore e signori, siamo nuovamente qua PG Sports LOL, Iberian Cup, Giovannetti e Wallcat, passato il game 1 del gruppo C, ne manca solo uno, un'altra best of one e per stasera avremo completato questo terzo gruppo appunto della prima fase dell'Iberian Cup e ci manca un altro scontro tra le spagnole, l'abbiamo già introdotto un po' prima della pausa, BTS, Riam Real Betis, come mi ha corretto giustamente il nostro regista durante il fuori onda, perché probabilmente avevo sbagliato a dire qualcosa, contro Team Queso, due formazioni molto interessanti, in particolare per noi italiani, e già lo staremo introducendo, ma lascia a te l'onore di presentare questi player, il Team Queso, perché c'è tanta, non Italia in senso stretto, c'è tanto PG Nationals però. Sì, tantissimo PG National con Patkizza, Lotus e Raito, con l'innesto di due giovani, poi che si sono probabilmente fatti di largo tra il Tormenta, quindi i circuiti che tra l'altro hanno consegnato molto talento, non solo l'LVP. Storia di Lioia sarà giunta a tutti quanti voi, in quanto è da lì che è partito il giovane asso dei Mad Lions, che ora sta facendo il carry, tra l'altro, anche in territorio di Worlds 2021. Worlds 2021 che riprenderanno a breve, signore e signori, non sono finiti qua, non vi siete persi tutta la top 8 svolta in una giornata, in un lampo, no. Periodo di pausa proprio prima che avevo la top 8, quindi abbiamo anche trovato una bella cup a fare da filler per questi giorni di attesa. E tra l'altro ci riporta appunto a un livello un po' più leggero, disteso, in cui queste squadre esplorano le proprie opzioni e vanno a vedere se le mosse fatte in vista della stagione 2022 sono state buone o se c'è qualcosa da rivedere. Comunque, questi Queso hanno decisamente un roster che mi sento già di dire, e tirerò una gufata per cui mi verranno a prendere, che questi non sono dei Queso che probabilmente ripercorreranno la stagione scorsa con un mesto ottavo posto. Questa è una formazione che può veramente iniziare a bussare almeno la zona playoff, e questo mi sento di dirlo con una certa tranquillità. Affrontano, e questo è già un bel check in vista della prossima stagione, una squadra che appunto i playoff li ha fatti quest'anno. Questi Riam Real Betis che assieme ai Mad Lions hanno fatto i gatekeeper della zona playoff, con quinta stessa posizione. Rubio, LeBron, Flati, Jack Spectra, Whitein, coachati da Motroko. Quindi una bella sfida ci aspetta quest'oggi, una sfida che profuma di MVP, una sfida che probabilmente vedremo la stagione prossima, sicuramente vedremo la stagione prossima di MVP. Assolutamente sì, tra l'altro bisogna considerare che per i Team Queso è praticamente un mistero quello che vedremo l'anno prossimo, visto che ormai è stata annunciata da parecchio tempo la fusione, l'associazione con i Fnatic, quindi vedremo con i nuovi fondi che avranno a disposizione cosa tireranno fuori per questa che a tutti gli effetti diventa la nuova Academy della compagine, in teoria in passato UK, però anche tedesca, un po' i Fnatic sono un po' giramondo da questo punto di vista, quindi non c'è... Non dobbiamo individuarli troppo, visto che sono in LEC. Mentre il Cream Real Betis è sempre stata presente in Superliga, ha avuto un enorme exploit durante lo Spring, anche se non sbaglio durante la scorsa off-season, non in Iberian Cup, perché avevano partecipato, se non sbaglio, in Polonia, nel Winter Split di Ultraliga, c'era andato a giocare un certo Swairo, quindi comunque molto interessanti i roster che fanno durante questi periodi. In questo caso... I cinque giocatori sono quelli che hanno giocato il Summer, quindi non c'è nulla di nuovo per loro. Potrebbe essere l'ultima volta che giocano insieme con questa formazione, potrebbe essere il preludio per un nuovo anno insieme. Tutto quello che possiamo dire è che comunque si tratta di giocatori di un livello veramente buono, veramente, veramente molto Assolutamente. buono. Tra l'altro, Jack Spectra, stavo cercando prima di entrare, in live e soprattutto di entrare in Champions Select, è attualmente il decimo in rank in solo queue, quindi comunque stiamo parlando di giocatori veramente tanto forti. E visto che stiamo parlando di Team Queso e c'è Lotus, viene bannata Nidalee e questo non deve sorprendere assolutamente nessuno. Assolutamente. Wow, proprio un'aggressione sulle bocche da fuoco AP messa in atto dai Cream Real Betis che lasciano poca roba, mentre i ragazzi di Coach Machuki vanno più sul meta aderente. Irelia che viene, ecco, l'esultanza del buon Giovannetti sul ban di Lucian Yuumi e sotto sotto un po' esulto anch'io, quell'Irelia che sta partecipando ai Worlds, lo dicevo ieri con un ebete sorriso sul volto attraverso il ban. Presenzia tantissimo in draft, ma perché è quasi esclusivamente bannato questo campione. E quando viene lasciato open, beh, ci sono delle contromisure importanti. Burdol dei Gen.G ne sa qualcosa, relegato ad uno 0-6-0 ai mondiali dalla fiora avversaria, la fiora di Ale, se mi ricordo. Quindi sì, decisamente un pick delicato con l'Irelia. Partiamo anche con dei pick molto meta aderenti. Sfortune B1, un altro flavor tutto degli Worlds 2021. Per invece Team Queso,
Già si fretta un po' dall'ordinario, non con quel Jarvan, che è un pick molto utilizzato anche negli Worlds, grazie anche alla flessibilità che ha tra giungla e top, è il Jhin R2 che un po' mi sorprende. Tendenzialmente Jhin arriva un po' più tardi nelle draft, arriva come soluzione ad una composizione magari particolarmente squishy, magari arriva in coordinazione a un pick di Graves giungla, in modo da avere il doppio tiratore, che di solito è un po' una condizione senza la quale Jhin fatica un po' a ingranare. Secondo me, ecco, stanno un po' già pagando le conseguenze di questo Jhin R2 perché arrivano Lee Sin e Galio che sono bulky come campioni. Sono abbastanza tosti e potrebbero andare a minacciare la posizione di quel Jhin così mobile. Di Lee Sin c'è sempre da dire che va a un po', diciamo, a dettare legge su quanto sarà bulky all'interno del fight il suo early game, sostanzialmente, perché se non trova spazio rischia di non diventare mai abbastanza coriaceo. Galio, alla fine, è un po' sempre un falso bulky. È grosso, però non va a staccare così tanta armatura, essendo lui fondamentalmente un anti-mage, quindi posso capire, anche se mi trovo sostanzialmente d'accordo con te, Jhin è sempre un rischio preso così in alto. Lo vai ad affiancare ad una Leona che funziona estremamente bene sia con che contro Miss Fortune, quindi oltre ad essere un buon pick per Oscura è anche un takeaway ottimo per Whiting in questo caso. Mi fa sorridere che Patkiz ha già TP Ignite, a prescindere da quello che giocherà, sa già che lui dovrà andare molto aggressivo in lane, ma non giocherà Camille, curioso, magari proprio Jarvan in questo caso, che è già, l'abbiamo visto più volte, una grande negazione per pick come Cannon, qualcosa del genere, che Rubio potrebbe pilotare veramente bene con quel setup che ha a disposizione al momento con i propri compagni di squadra. Ok, vediamo dunque questa sarà la seconda tornata. Poppy, come ban, effettivamente abbastanza calzante. Inizia ad essere un pochini i campioni che si muovono, che dashano, quindi poteva già essere molto fastidiosa. In più avrebbe continuato in realtà quel tema della flessibilità top jungle, lasciando fino all'ultimo istante nel dubbio i BTS circa la posizione di questi due campioni. E se proprio vogliono iniziare a pensare di introdurre qualche bocca da fuoco AP, per fare wombo combo assieme a quella Miss Fortune, ecco, Cannon poteva essere interessante, ma diventa rischioso una volta che dall'altra parte c'è Jarvan, ed è letteralmente diventato un counter a Cannon quel Jarvan. Ecco, la selezione di un Darius sarebbe un po' lasciapassare per Cannon, ma credo proprio che si guarderanno bene dallo svelare le carte prima del B4, B5 degli avversari, e con Ryze mantengono esattamente questo tipo di incognita. Molto bello l'order del coach Machuki, il fatto di non aver ancora liberato la posizione di quel Jarvan mette i B4 e B5 dei BTS in una posizione tosta da selezionare. E tra l'altro non si aspettano che quello sia un Galio midlane vista l'assenza di Sylas, quindi questo in teoria è la presenza in ban di Sylas, quindi questo in teoria è un Ryze alla cieca, ma questa rel ci va a smentire subito e va anche a smentire un po' quello che si aspettavano i Keso, comunque a togliere eventualità di volontà di flex lato BTS con Flati che piloterà il colosso di Majano, rel che andrà nelle mani di Whiting. A questo punto vedremo quale sarà il top laner ad essere assistito, non c'è Camille. Potrebbe arrivare proprio quella fiora di cui parlavi per avere un duellante di questo tipo. Alla fine sarà un Graves probabilmente il migliore, forse, blind pick che c'è al momento in questo meta. Sì, tra i migliori sicuramente, molto molto forte in una vasta gamma di matchup. Tra l'altro ha una discreta attitudine a weak side, sembra incredibile a dirsi, ma essendo un campione comunque dotato di dash, un discreto wave clear, anche messo lì ad accogliere le wave all'oscuro di quello che sarà il suo avversario, dici bene, un campione molto interessante. Sarà infine Qiyana schierata nella giungla per Lotus con Patkizza su quel Jarvan da corsia. E devo dire, forse non hanno esattamente abusato del miglior matchup possibile per quel Jarvan, ma dopotutto si tratta di avere un dynamic duo top jungle che serva a fare una sorta di barricata attorno a quel Ryze, consentendo a quest'ultimo di scalare. Tra l'altro, comunque è una buona mistura di danno e controlli che possono mettere insieme Qiyana e J4, per cui quelle lotte a ridosso dello scuttle non saranno facilissime. Detto questo, però, dalla mid avrà molto più raggio d'azione Flati con quel suo Galio che non Ryze. Ryze forse all'inizio beneficerà di un pochino più di wave clear, con il quale tenere sulla difensiva il colosso di Machano, lo impegnerà con la wave che crasha sulla torre, ma poi molto rapidamente sappiamo che anche Galio in una sventagliata d'ali pulisce le wave e può matchare il roam, o può anzi essere quello che dà il via al roam nei midlane. E tra l'altro il matchup contro Ryze, come quello contro qualsiasi mago, praticamente ti libera da andare Predator. Non hai bisogno di avere scossa d'assestamento su Galio, che è una runa che sta diventando sempre più subottimale. Tanti preferiscono mai avere il Predator. Tanti coach proclamano la grandezza di Predator Galio no farm, praticamente, se con molto meno di 8 farm, 7 CS al minuto, veramente.
cose che non Ah, come? dovrebbero Ah, non è lo esistere. standard? Ah, È il no. mio standard, solitamente io è No. quello, cioè io mi fingo grande esperto di Galio adesso perché posso giocare tranquillamente a quel modo, quel Diamond adesso è facilmente raggiungibile. A parte gli Credo. scherzi, sono veramente curioso perché Lee Sin è un ottimo delivery system per Galio, Graves lo è abbastanza, però Graves l'abbiamo visto ieri cosa può fare in Mana Knighter se trova tanto vantaggio, però sappiamo anche quanto può andare, quanto può essere faticoso dashare in avanti se sei indietro. Stacchi armatura, ma rischi di esplodere comunque. Rispetto agli avversari dall'altra parte c'è Ryze ad aspettarti, quindi non è esattamente facile come situazione. Tra l'altro, sto un po' pensando a quanto in realtà quel Ryze dia un'opportunità di un sano late game a quella compagine. E non credo basti. Non credo basti un po' perché c'è un tiratore con una bella data di scadenza sulla fronte, quale quel Jhin, che tendenzialmente o ha iperscalato, più che scalato, snowballato è il termine giusto, perché vuol dire che ha iniziato a ottenere un vantaggio che lo ha reso inarrestabile, più che un lento e graduale acquisire d'oggetti, che poi inevitabilmente lo porta al suo power spike. E dall'altra parte c'è una serie di campioni che rende molto difficile a quel Ryze perdurare nel fight e dispensare danno. Ci sono campioni estremamente mobili, ci sono campioni che staccando letalità, penso a quel Graves che potrebbe andare letalità, potrebbe esercitare il one shot ai danni del povero Ryze. Sto pensando a una serie di soluzioni che potrebbero dargli davvero tanto fastidio. E banalmente, ecco, anche andando per delle build caute e da late game su quella Miss Fortune e su quella Rell, avresti comunque facile accesso a quel campione con la try e respingi di Rell e con la bullet time. Quindi davvero molto complesso per Javier andare a trovare delle posizioni dalla quale dispensare DPS. Potrebbe farlo, ma sono più propenso a definire questa late in case una composizione che spikerà in mid game utilizzando Ryze come playmaker col portale dei reami. Siamo in game, signori, e se dovete lanciare i vostri hashtag veloce perché c'è Rubio che sta dormendo su un lume invisibile da fin troppo tempo e rischia di essere ingaggiato da un momento all'altro. Patkizza sta facendo la guardia sul fiume per impedire che LeBron si vada ad interessare al proprio avversario, anzi al proprio compagno di squadra in questo caso. Adesso c'è anche Flati con, purtroppo per noi, la skin base di Galio, La luce delizia, ma vogliono pazienza. l'invade, sono tutti quanti lì e vanno a sorprendere l'avversario, si lancia dentro Lotus, ma ottimo, lo scudo di Durant, e prima che potrebbe essere proprio Lotus, e infatti è così, con il flash al di là di muro di LeBron che lo porta in salvo solo per un attimo, Javier lo insegue, attacca, auto-attack dopo auto-attack, ed è uno scambio di uccisioni, una nelle mani del top lane dell'avversario, una nelle mani del mid laner, Team Queso, Rubio lascia al di là del muro, Flati è il primo a portarsi sulla wave, ma comunque la frittata è già stata fatta. Davvero, davvero, davvero imperdonabile che su quella lunga imboscata tesa dai Queso siano loro a cedere il First Blood. Qui arriva una pausa. Ah, forse qualcosina è andato storto, perché è davvero sorprendente che il team che aveva così preparato la reazione a quel movimento, lo vedremo col replay, sia quello che va a concedere First Blood. Davvero imperdonabile. Qua è evidente che si siano premuti male i tasti. Come da terminologia tecnica mi sento di dire. Qualcosa è andato storto, Queso che raccolgono, quindi che concedono il First Blood, che raccolgono il primo insuccesso della partita, la prima difficoltà, per un Lotus che adesso avrà un clear veramente lento e rischia di vedersi soffiare entrambi gli scatol. Anche il povero Lee Sin, effettivamente, però, pur avendo partecipato con un assist, è caduto in battaglia, l'abbiamo visto, inseguito da Javier in quella tana del barone. Quindi sono due giungle che ci metteranno un po' a ingranare, e forse questa è una buona notizia proprio per quel Ryze. Tra l'altro stiamo vedendo adesso sulla minimappa Lotus che corre buff to buff per andare a accaparrarsi almeno i due campi maggiori della propria giungla, poi tornerà evidentemente sui Lamabecchi e sui Krags più avanti, ma adesso nulla di più cui preoccuparsi. Piccola tech da sottolineare, aerei per Jarvan, perché come dicevamo, Graves può staccare armatura, quindi vai a punirlo con un po' di poke magico. È comodo, non so se è quello che ti aiuterà veramente a sopravvivere a una lane infernale come quella contro Graves, che si sta, come diciamo, rivelando come un enorme blind pick, ma soprattutto come un bullo da corsia sostanzialmente ingestibile. Sì, assolutamente. È un matchup che vedo assolutamente come comodo tendente al vincente, ecco, perché comunque Rubio tanto danno da esprimere qui. Vincente davvero, vincente indeed, in questo caso Attenzione, tutto facile. Bronn! Oh!
Ah, credo abbia utilizzato. No, non aveva le pozioni da utilizzare. Si salva semplicemente con Salva, la sì. quantità di barra delle HP che aveva ancora a disposizione. Lume piazzato per impedire che il Lotus possa chiudere. E alla fine, grazie a questo dive trovato, potrebbe perdere l'arco granchio. Occhio perché c'è comunque Flati a far da guardia. No, alla fine sarà Lotus a portarsi per primo sullo scatto il top lane. E poi dovrebbe andare anche su quello bot lane in anticipo rispetto all'avversario. Però hai preso comunque 300 gold per questa uccisione. Quindi ti interessa veramente poco. Questo è da manuale, l'inganno della Cadrega, lo chiamano nell'ambiente dei top laner, quello per cui l'avversario sembra star ammattendo e si fa trovare in una posizione di vulnerabilità. La realtà tristissima dei fatti è che è pronta a dargli una forte. C'è il suo jungler qui, davvero nulla da dire, capisco le intenzioni di Patkizza, è molto difficile quando sei tra l'altro in difficoltà perché sei sottogittata, perché stai venendo out lastittato. Resistere alla tentazione di provare a rifarti sotto, ecco. Tra l'altro, Airi che sta iniziando a fare lavoro. Questi inserimenti col poke del Frag and Drag più la batosta dell'attacco passivo comunque danno una buona soluzione a livello di short range per Patkizza. Il problema è che poi Rubio si incolla quel Jarvan con il Fleet Footwork e fa tantissimo danno, mentre Jarvan una volta esaurita la propria rotazione di abilità è un po' alla mercé del danno dato attacchi di questo Rubio. È un po' per quello che individuo comunque il matchup come relativamente comodo barra vincente per questo Graves. Infatti, nonostante adesso si trovino sotto torre, il poke non inserisce troppo Rubio, sta appunto rigenerando una buona parte dei suoi punti vita con quello scettro vampirico e con quel Fleet Footwork. Credo sia abbastanza finito ora il momento di forte vulnerabilità di quel Graves. C'è da dire però che Patkizza mantiene sempre un ottimo setup per il gank del proprio jungler con il Frag and Drag e il Cataclisma. Quindi quel Graves deve essere sveglio, deve rimanere in possesso del suo dash per uscire dal cratere e per non rendersi facile preda di quel Frag and Drag, se possibile, così da evitare qualsiasi sorta di pericolo. C'è da dire che comunque ha a disposizione un bel chain CC anche Qiyana, oltre al Cataclisma in sé come non crowd control ma con immobilizzamento dell'avversario, poi può arrivare il Supreme Display of Talent, può arrivare semplicemente l'elemento ghiaccio, tra l'altro Supreme Display of Talent che è una delle skill che io mi rifiuto di chiamare in italiano perché è veramente bello, il nome inglese mi piace veramente tanto, Oscur qua spottato adesso da un lume prontamente pulito grazie alla fast combo di Leona, tutto. Molto semplice, se non fosse che ci sono già i BTS pronti a fare da comitato d'accoglienza per Leona stessa, o forse ancora meglio per Jarvan, saltano al di là del muro grazie al bulbo esplosivo e Whiting potrebbe ingaggiare subito con la ferromanzia, va solo a poccare l'avversario per facilitare il crash da parte di Rubio. Anche in questo caso non ci sarà azione, ma movimento cross map di entrambi i support. Patkizza, se riesce a congelare questa, è veramente un'ottima situazione. Sì, è un buonissimo spot, è assolutamente un buono spot. Non avrà forse lunghissima vita quel congelamento, perché comunque la torre si è riuscita a risolvere due melee, non lo so. Sicuramente riesce a tenerli la wave per un po', ma credo che alla lunga si rompa in modo naturale. Ok, tra l'altro torna Rubio a farsi sotto senza paura, potrebbe pagare con la vita qui Rubio. Eh sì, perché arriva il teletrasporto da parte di Javier, arriva prigioniera unica all'interno del cataclisma, veramente impossibile sfuggire in questo caso, la kill va su Patkizza e comunque, anche se non è la migliore allocazione di risorse, aveva bisogno di qualcosa per sopravvivere alla lane, quindi è Sì, tutto grasso che cola in queste fasi. assolutamente va benissimo così. È comunque un adesso crash che fa perdere risorse. Ecco, forza al teleporta Rubio. Patrizia avrà il free recall garantitogli da questo crash. In bot, ecco, stiamo un pochino trascurando questo matchup di corsia inferiore, ma in realtà Jhin opposto a Miss Fortune è un matchup che abbiamo visto spesso e volentieri. Vediamo innanzitutto però il replay, il TP alle spalle di Javier non lascia scampo a Rubio. Frag and Drag brillantemente sidesteppato da Rubio, il quale tra l'altro stava per avere il tempo di mettere a segno una kill, rischiosissimo, ancora la ulti da spendere, quindi forse con un'auto in più, una ulti, riusciva addirittura a risolvere la kill su Patkizza. Comunque sì, inizia a essere un Patkizza abbastanza coriaceo, inizia però a essere un Graves che si refulla in un istante sullo short trade di Patkizza. Quindi sì, un pochino chiusi i giochi là su in top nell'uno contro uno, salvo errori davvero madornali. Ora si giocherà mappa, specialmente se vuoi fare il J4 dal corso superiore, ecco, devi non mollare l'idea di presidiare la tua torre all'infinito, hai contro un campione che vuole free farmare, e lo stai concedendo tutto sommato, sei un Jarvan dall'alto gank potential che può fare praticamente reparto con Qiyana. Qua Javier mi ha fatto molto sorridere perché ha fatto una combo infinita per conquistare il blue buff, ha fatto credo 6 spell nell'arco di 5 nanosecondi, veramente classic Ryze prima del rework però in questo caso.
E adesso tutto tranquillo, tra l'altro Jin era partito con le scarpe come si fa spesso, adesso ha già preso le stick-ups, quindi molto comodo. Lati si lancia in avanti, con il pugno della giustizia non attiva lo scudo di Durant perché Ryze era fuori posizione, ma si fa Un nuovamente passo top lane con dubbio. Palkia e trova un bellissimo engage, il flash fuori dal cataclisma, non ha abbastanza di Patkits, ma quello poteva essere già un'uccisione in questo modo. LeBron si lancia sul Lotus, arriva anche l'entrata dell'eroe, ma il flash al di là di muro da parte di Lotus lo porta in salvo. Ora Patkits si slancia dentro con Fred Gildrag, Bellissimo. immediatamente kickato via, ma il pugno della giustizia porta in salvo Vlati, anzi porta l'uccisione dal lato dei BTS, una doppia con la kill anche su Lotus. E ora Javier, arrivato col portale dei reami, deve scappare all'interno della propria giungla. Si combatte anche Botren con Raito che va ad inseguire Jax Spectra, lo immobilizza, il Clans utilizzato subito alla perfezione, si alza il sipario, il primo colpo a vuoto, il secondo connette, flash via ma già arrivata, arriva il 4 di Raito per una solo kill ai danni del carry avversario. Gran giocata di Raito, ma io sono ancora stregato da quello che ha combinato LeBron lassù in top. Avrà messo praticamente a segno l'equivalente di un flick shot alla testa in un FPS, perché ha visto partire il flag and drag e ha bufferato il kick, così che appena si è avvicinato Patrizia nel range di kick, Patrizia è stato sparato all'indietro rispetto alla sua direzione. Oh, peccato questo steal. Peccato questo Bullo steal, per Lotus. quanto di buono ha fatto il povero LeBron, peccato davvero. LeBron ha fatto una giocata miracolosa lassù, meritava questo ulteriore premio nella forma del messaggero, ma Lotus si affaccia e ringrazia con lo smite. Ha fatto valere il vantaggio di livelli. Vediamo adesso. LeBron è a livello 7, ma era ancora al 6 al momento di quello scambio sul messaggero. E il vantaggio di livelli, che in sostanza su tutta la mappa va a dar ragione ai team Keso, che stanno avendo un po' più di esperienza qua. Finalmente possiamo vedere per la tua gioia il replay di questa azione. Veramente LeBron spettacolare. Ma Spettacolare. mi sento di dire anche Flati, poi ottimo il suo Justice Punch Siamo qui, per bam, concludere. insta kick che veramente proietta poi Patkizza in un'interminabile concatenazione di controlli. Attenzione bot con oscuro. Flare, che connette. Perfetto il flare sull'avversario e arriva il Supreme Display of Talent. Jax Spectra bassissimo gli HP, alla fine Oscur a prendersi la kill, non ha utilizzato neanche l'ustione, quindi credo sia stata il proc della sua W all'assistere effettivamente l'avversario. Peccato qua, tutto perfetto per Icheso. Iniziano a farsi sotto anche Icheso. Hanno ottenuto una buona priorità in corsia inferiore contro E Jhin. Whiting, Ancora dove te Raito! ne vai? Whiting non puoi andare da nessuna parte. L'aftershock lo porta in salvo, arriva al 4, ma su LeBron riesce a salvarsi Rell nonostante la lentezza. E questo è un altro drago per il team Keso. Come prima, il team Redside si porta primo sui due draghi. Stavolta, però, anche il tabellone bello in parità. In sostanza, 300 gold a separare le due squadre, anche meno in base alle ondate. Molto comodo per Icheso. Sì, essere due draghi a zero in questo momento, tra l'altro senza aver concesso chissà quante placche. Ne concedono una in top, una in bot, ma probabilmente ne hanno anche raccolte in bot. Adesso l'Oblò, raffigurante Miss Fortune, nasconde il computo delle placche. Eccola qua, l'hanno raccolta, quindi sotto sono in svantaggio di una placca in cambio dei due draghi. E hanno ancora da spendere il messaggero. Guardate bene, quello che Lotus ha raccolto prima, che rappresenterà un'importante iniezione di risorse che quindi ovviamente suggellerà il vantaggio di gold per i team Keso. Davvero si mette molto bene la mappa e stiamo effettivamente vedendo quella scelta del Jhin R2 pagare, almeno per ora. Il fatto che stia riuscendo a tenere a distanza Miss Fortune, il fatto che stia riuscendo a dare così tanto kill potential a quella combinazione con Leona, è stata veramente la conferma di un ottimo pick di Jhin R2. Si fa anche vedere la botlane dei BTS sulla mid, con cattive intenzioni verso quel Ryze, ma rivelati da un lume. E adesso i BTS si trovano un po' a dover cercare di far qualcosa, senza però avere obiettivi da poter giocare. Rubio è comunque tranquillo di questa situazione di equilibrio, perché può continuare a bullizzare la Patkizza, si prende un'altra plate e mezzo, non riesce a portarsi a casa anche la terza, e stavolta è lui ad essere in vantaggio di livelli rispetto al diretto avversario. Ci ha messo un po' il matchup andare in quella direzione, ma adesso gli sta andando. Ma arriva stavolta tutto quanto Ehi. lanciato su Javier. No, se si Potrebbe salva, salvarsi col no, portale no dei reami. way. Si salva col portale dei reami. Non c'erano più CC da utilizzare su di lui. Davvero, Javier, sangue freddissimo. Sidestep fuori, dentro dal portale e tutto quello che di controllo è stato speso diventa vano. Ok, l'inseguimento qua in bot con pratiche tippa. Ah, non riesce però a seguire, non c'era neanche l'attivazione del predatore a sua disposizione. Lotus ha vuoto
il suo route con il ghiaccio, però comunque vada, basta il positioning, non c'è bisogno di utilizzare neanche le spelle, ma io voglio il replay su Javier, voglio assolutamente quell'azione di nuovo. Davvero, davvero. Anche perché non mi sono sembrati sporchi nell'esecuzione BTS, mi è sembrata una buona concatenazione dei controlli, non mi è sembrato sovrapponessero i propri controlli BTS, quindi davvero aver bravissimo, bravissimo a rimanere lucido, mandare a vuoto giusto con un sidestep quel che basta da buttarlo giù e col portare dei rami poi troverà la salvezza. Ci vuole veramente il replay in slow motion per capire esattamente cosa sia accaduto. Normalmente un Ryze non sopravvive a una concatenazione di controlli del genere, perché comunque non sono campioni dall'elevatissimo damage output, ma voglio dire, Galio comunque non fa esattamente delle carezze, quindi mi aspettavo di vedere cadere quel Ryze. Comunque sia, altra huge win a quel punto. Possiamo definire per Icheso, non concedono la vita del proprio midlaner che ancora viaggia sul punteggio di 141 CS 101 di KDA. È un Ryze che non ha subito battute d'arresto, è un Ryze che diventerà molto presto pericoloso. E curiosa la scelta del gelo perenne per Galio, perché molto spesso vediamo la cintura a razzo, è uno degli oggetti semplicemente comodi perché hai quel piccolo dash in avanti della penetrazione della passiva mitica, funziona veramente tanto bene. Evidentemente si aspetta che siano gli avversari a ingaggiare molto spesso. D'altronde, c'è Qiyana, c'è Jarvan e c'è soprattutto un Graves che non riesce ad utilizzare la sua Q perché si va a schiantare sul muro con Patkizza che si sposta dietro il terreno stesso. Fiammata solare, tutto quanto lanciato, ma Jax Spectra semplicemente può camminare via da questa azione. Non c'erano i danni perché Jhin non è un grande DPS. Raito lo sa e ride infatti con l'emote di Lulu. Adesso, su questo punto del game, con il drago della Soul Point a venire, io mi aspetto di vedere BTS sbottonarsi un po' e giocare, anche perché comunque hanno una buona concatenazione di abilità per il teamfight. Giocare eccessivamente indietro, senza mai provare a prendere sulla questa combo, rischia davvero di lasciare un tappeto rosso sui 4 draghi a 0 per Icheso. Occhio a Patrizia, top! Ingaggiato da LeBron, saltano su di lui, ma Patkizza sta retrocedendo. Arriva anche Lotus. Potrebbe esserci il ringage, ma la Q di LeBron arriva ancora una volta. Flag and drag per avvicinarsi alla torre. Oscur sul flank vede gli avversari. È caduta la torre top e ne salta dentro con la ferromanzia e la tempesta. Whiting, ma non riescono a uccidere l'avversario. È arrivato anche Raito. La W non ha trovato nessuno. Non c'è stato nessun CC, non c'è stato nessun re-engage. Perché, come dicevi giustamente tu, tra 20 secondi c'è il drago per cui combattere. Questo messaggero sarà quello che si prendono i BTS per avere una giustificazione per questa azione, ma quello che conta c'è tra poco. Drago quindi in 7, quello che si riferisce al nostro Giannetti. Qui è davvero close perché sul fight ci sono più quelle preziosissime supreme che legittimavano una contesa del Soul Point da parte di BTS. Ma forse c'è da alzare bandiera bianca, ma vanno addirittura a giocare così avanti BTS, non ha senso. Lotus sul fianco trova il supreme display of talent, non assegno su nessuno, ma è già caduto comunque il supporto, lo scudo di Durand per provocare, ci riesce Patkizza, il sipario si abbassa perché Raito non ha trovato sostanzialmente nessuno, flasha via Flatima troppo tardi, cade comunque Jax Spectra, prova a rinseguire gli avversari, ma si devono accontentare di aver preso quella torre grazie al messaggero schiacciando in precedenza, arriverà un'altra testata, Raito proverà a fare wave clear, ha il quarto colpo, anzi ricarica tutto quanto, la top attack parta troppo tardi, non riesce a eliminare il messaggero prima della capocciata, ma comunque hai il Soul Point dalla tua. Il fight non è davvero mai partito né da un lato né dall'altro. I Cheso si sono presi le kill e l'obiettivo. Assolutamente, ma d'altronde BTS lo stavo dicendo mentre l'azione stava srotolandosi davanti ai nostri occhi. Non c'erano le abilità perché BTS lottassero su questo drago. Mancava il bullet time, mancavano almeno tre supreme, se non ricordo male. Mancava L'unica che è per stata Rubio, mancava. lanciata è stata quella di Flati, però sull'alleato già Ok, morto. chiaramente sì, non è quella sufficiente a determinare un buon outcome per il fight. Era forse uno di quei delicatissimi spot che davvero ci vuole una grandissima disciplina per portare a casa, perché non era né da committare al 100% sul push di quel messaggero sulla torre, perché avresti fatto poi tappeto rosso verso il drago, né era davvero da insistere nel choke point per evitare l'accesso a quel drago. Era da fare quel classico gioco che le squadre coreane fanno molto bene, di allungare i tempi, dilatare i tempi, costringere l'errore, aspettare, magari darsi l'opportunità di rivedere comparire quei preziosi cooldown per i teamfights. Mancavano veramente tutti, c'era solamente per Rubio.
c'era per Rubio e c'era la suprema spesa da Flavio. Quindi non c'erano gli estremi per lottare, bravi, chiesa a punire. I BTS non riescono a ottenere solo l'outcome positivo da questa giocata. La pressione su quella torre interna è capocciata sulla seconda. Fanno purtroppo per loro a concedere due uccisioni che rendono la giocata assolutamente worth per i Cheso, i quali, non l'abbiamo detto, ma lo vedete dalla grafica, hanno ottenuto anche questo soul point. Quindi, disastro su tutta la linea per i BTS. C'è un gran bisogno di dare qualche giro di vite a queste decisioni. Non stanno giocando attorno al loro formidabile potenziale di 5 contro 5 e rischiano di non avere mai davvero più le risorse e il tempo per farne accadere uno buono. E tra l'altro, mentre Lotus qua rischia di avventurarsi in una zona di mappa dove sono troppi avversari, infatti è così. Riesce a salvarsi anche grazie alla sua cura. Arriva il suo primo disperatamente, arriva il portale di Riami. È già caduto Lotus, ma si fida nuovamente. L'entrata dell'eroe va a trovare, a sorprendere grazie all'immobilizzamento anche Oscur. Parky sta sul flank, va a giustiziare LeBron. Lo scudo di Tirello dall'altra parte ha dato tantissimo a LeBron, in questo caso che si è curato anche grazie alla sangue. Comunque morirà anche lui. Shutdown per Parkinson. Il sipario è calato il 4 fuori dalla zona di Jin abbastanza in tempo. Trell, ma solo per poi morire per mano nuovamente di Parkinson. E stavo parlando proprio di quanto fosse comunque resistente questa Qiyana a questo punto della partita. Lotus ci ha dato una dimostrazione, ha preso tantissimo tempo. I Team Queso hanno cercato tutti di girare e vincere un altro fight. Questa è la forma Renekton di Qiyana e Talon con quella Gold Drinker. Abbiamo scherzato anche in sede di Worlds circa questa nuova attitudine di questi campioni con questa nuova build. Occhio, attenzione, Patrizia, scherza col fuoco. Oscur rischia di essere la vittima sacrificale per mettere gli altri ad andarsene, ma il gelo perenne di Javier solo per zonare gli alleati e gli avversari permette agli alleati appunto di scappare in questo caso, anche perché abbiamo visto il barone spawnare, non era il caso di far cadere neanche Leona, neanche il supporto, è tutto molto utile. Tra l'altro, cosa interessante, è un supporto che sta andando per il rush di catene dell'anatema, non si vedeva praticamente dall'uscita di quell'oggetto questo tipo di build. Vero, eccolo qua chiuso nel suo inventario, vero, salta più pari il solare, andrà direttamente per queste catene, ci tiene evidentemente a ridurre prima di ogni altra cosa la velocità del suo bersaglio. Siano per quelli Sin queste catene? Che siano per quelli Graves? È interessante vedere su che campione verranno applicate, ma questa è l'azione da cui parte tutto. Lotus che prende veramente tantissimo tempo, consente l'inserimento e i suoi compagni su un Tati un po' troppo aggressivo. Tra l'altro, LeBron a sua volta dura ovviamente infinito, come compete fare ad ogni Lee Sin che si rispetti. E su questa fuga dal quarto colpo di White, che spende anche Flash, andrà poi a chiudere proprio Parkitza, che riuscirà a connettere assieme ad Obscur per l'assassinato doble su questo Jarvan, che andrà sul 4-2-2 di score. Chiude Sterak molto coriaceo, ora rappresenterà una vera spina nel fianco per i BTS, si trovano tra l'altro sotto gold per la prima volta in modo considerevole, anche se non si è mai viaggiato su divari importanti, un millino e sette in questo caso. Quello che deve preoccupare i BTS è questo fatidico fight. Spesa così la ulti di Lotus, risorsa importante proprio in vista del fight che da 30 secondi dovremo vedere accadere per il drago. C'è un drago della nuvola da parte loro, ma non credo che quella cooldown reduction sia abbastanza da giustificare Non credo. questa spesa. Infatti adesso i Queso devono pushare e cercare di allontanare gli avversari, ma i BTS possono rispondere tranquillamente. C'è Graves a pulire le ondate, c'è Miss Fortune e c'è Rell che può ingaggiare. Arriva anche l'entrata dell'eroe, perfetto il bullet time da parte di Spectra, portando con sé la vita di Jhin. LeBron salta dentro il portale dei rami per sfuggire, utilizzato perfettamente da Javier. Già stato abbattuto anche Oscur per mano di Flati. Questo è il primo drago conquistato con tutta la tranquillità dei BTS. E questo è il primo team fight vero che vediamo il team di del Betis giocare. Non ho ben capito ambo le parti, alcune delle posizioni, alcune delle abilità impiegate. Senz'altro ancora quell'abilità di Lotus starà tormentandolo, quel Supreme Display of Talent sparacchiato pre-fight, quando era evidente che i Team Queso dovessero rimanere concentratissimi sull'obiettivo, quel drago che poteva già chiudere i giochi, perché comunque stiamo parlando di un'anima del drago che arriva a 22 minuti. Sprecare così quell'abilità, che se vogliamo è la migliore abilità da teamfight a disposizione di Team Queso, non ha consentito poi a Javier di mettersi in posizione per fare DPS, come non l'ha consentito a Raito, come non ha consentito tra l'altro a Patkizza di estendere con il cratere del Cataclisma quelle possibilità per lo stordimento di Lotus. Ora minacciano il barone con un Lotus molto basso, però.
Sebastian è stato anche attaccato alla Kuma, si lancia comunque dentro il talent, viene utilizzato nuovamente, ma solo su Flati che comunque è andato in stasi. Il kick LeBron. Da parte di LeBron per andare a trovare Raito che cade subito. Javier sul flank, zonato perfettamente da LeBron. Nel frattempo i BTS stanno prendendo il resto del team. Mio Dio, il team peso. È caduto Lotus, è caduto anche Javier. Questo è un barone tranquillo. LeBron sta andando fuori di testa in questo mid game. LeBron due livelli sotto Javier, evidentemente non si è accorto di essere due livelli sotto, e quindi non era due livelli sotto, funziona così, no? Se ci credi abbastanza sei pari livello e hai lo stesso il potential del tuo avversario, veramente pazzesco. Rai sei inermi in questi spot, ovviamente. Sto facendo del sarcasmo, perché comunque Lee Sin è sempre stato in quest'anno sulla di competizione un campione veramente rivoltante, per quanto sticking power ha come il biadesivo addosso ai campioni nemici, per il danno che riesce ad esprimere, per il danno che non sente sulla propria pelle. Questo è stato un bel colpo d'occhio sul power level di Lee Sin. Non c'era un Ryze 103-210 CS che tenesse. È stato duello vinto per LeBron nonostante si trovasse due livelli sotto. Così ha tolto anche la più pericolosa delle bocche da fuoco del team Keso per la prima significativa vittoria in T-Fight di BTS. Ora capite perché mi dicevo così contrariato circa il rifiuto di BTS di giocare 5v5? Perché hanno questo potenziale qui. Certo, ancora una volta ci mettono una pezza per i suoi avversari, Lotus con quel brutto impiego del Supreme Display of Talent, però il resto è veramente solo merito di un LeBron in grande spolvero che al momento sta meritando il titolo di MVP della partita. Da dire che Lotus non sta avendo una partita brillante e non può continuare a solo prendere tempo per tutto il game, perché Qiyana deve avere quei momenti di playmaking, anche le potenzialità magari non di assassinare effettivamente qualcuno, visto che sta andando per una build full bruiser, non sta andando per una build ibrida che vediamo ogni tanto con comunque la Ghostblade selezionata come primo o secondo oggetto prima o dopo quella succhia sangue. Ha trattenuto un attimo il fiato perché LeBron ha colpito con la sua Q Patkiza, e adesso quando LeBron colpisce qualcuno con la Q mi salta un battito di cuore, perché ho visto cosa può fare e penso che possa ingaggiare nuovamente su qualcuno. Ha trovato nuovamente Patkiz al di là del muro, ma non salta, non va a dar fastidio a quel Jarvan, perché possono accontentarsi di far assediare Rubio, di prendere una struttura senza neanche dover aggredire nessuno, e sarebbe anche la seconda presa con questo barone dopo quella di corsia centrale. Patkiz riesce ad avere un buon wave clear, ma si spostano tutti i BTS. Questa sarà una torre interna presa senza problemi, praticamente. No, se ne vanno, non aspettano neanche la wave, giusto per smentirmi. Sì, provano anche a tankarsela questa torre interna pur di abbatterla, il che sta comunque aprendo veramente molto bene la mappa. Tra l'altro abbiamo parlato fin poco del potenziale di pick-off molto buono che hanno i BTS con questa composizione, specialmente però quando mettono a repentaglio la vita dei campioni nemici, quando questi anche solo farmano la giungla. Avere buttato giù quelle torri significa ora avere un grande controllo verso quella giungla. È esatto, questo colpo d'occhio della regia in realtà fa un grande servizio a quello che stavo dicendo poco fa. Guardate come devono posturare cautamente aspettando le wave in questa porzione della mappa. Questo crea inevitabilmente una disparità di gold che le due squadre andranno a raccogliere nei prossimi minuti. Non sono messi troppo meglio per quanto riguarda la pressione strutturale BTS, perché comunque sono con un solo quadrante, con ancora la torre esterna, comunque tutto un dire quando siamo a 27 minuti, per il resto sono legate le torri interne. È abbastanza però da potersi dire in controllo di due terzi della mappa, e questo costringe in caso avere una posizione estremamente cauta nella propria metà campo. Questi invade saranno il pane di LeBron per il proseguo del game e amplieranno sicuramente la lead. Tra l'altro stanno per primi ipotecando il controllo della zona del drago quando mancano 10 secondi al suo spawn. E stavolta non c'è veramente modo di poter rispondere. Tra l'altro anche Flati ha utilizzato il suo teletrasporto già da un po', in verità è già tornato in quella zona, lo vediamo passeggiare vicino ai suoi alleati. Non cercherà neanche un flank dalle lane, è lì sul posto a poter adesso entrare. Magari il drago è già caduto, arriva l'entrata dell'eroe per andare a giustiziare nuovamente Lotus. Che il bullet male. Time su 3 è stupendo da parte di Jack Spectra. Il cataclisma porta solo Jarvan più vicino alla sua morte, una tripla uccisione per la ticker di BTS. Raito l'unico rimasto in piedi, non può allontanarsi troppo da LeBron che continua a inseguirlo. Non c'è il kick per portarlo verso i suoi alleati, ma c'è il red buff per rallentarlo e non c'è neanche bisogno. Questa è una solo kill di LeBron per la carneficina. L'ennesima da parte di LeBron, che contro questi campioni fa veramente quello che vuole. Non importa che ci sia potenzialmente gol differential, che non c'è, o exp differential, LeBron fa quello che vuole. Regala ai suoi la carneficina, purtroppo
non la si può immediatamente tramutare in grossi reward per i BTS, non essendoci obiettivi mappa, hanno già acquisito il secondo drago della montagna a negare per la seconda volta la sola ai Team Keso, si devono accontentare di premere sulle side e preparare per 1 minuto e 30 questo barone. Tra l'altro possono davvero costringere i Team Keso a decisioni drammatiche, visto che comunque Rubio è in possesso del teleport, può prendere una side, minacciare l'abbattimento di quell'ultima torre interna in top, oppure porsi in modo speculare rispetto all'obiettivo. Quindi col barone che sta per spawnare da 1 minuto e 20 a questa parte, Rubio può andare a prendersi la bot, costringere lì Javier, Patkiza o Lotus, o magari tutti e tre, o magari la bot lane, e andare così a regalare ai suoi un 4 contro 3 sull'obiettivo. Non è più andabile da nessuno. Quei tre oggetti No, e con lo stopwatch, semplicemente. assolutamente. Adesso, se anche dovesse andare male un fight in qualche modo, in uno contro uno, cosa che non è possibile visto che devi autoattaccare e non hai neanche grossi outplay da dover effettuare con un campione come Graves a quel punto della partita, c'è anche la stasi, c'è anche il cronografo. Quindi, veramente, è più che su un materasso comodo in questo momento, Rubio. Può veramente essere tranquillo in silent, dormire sogni tranquilli. Sono in due, infatti, li vediamo, Patkiza e Javier, in questa specie di 1-2-2 impostata dal Team Keso per poter anche solo pensare di crashare la wave. E adesso, appena Graves esce dalla visione, le abbiamo visto nella minimappa, sono andati indietro con Raito lasciato a farmare in top lane da solo, perché comunque, anche se non è un DPS, Jinx ha bisogno di raggiungere quell'Infinity Edge per ritornare a essere un pericolo in questa partita dopo l'early game. Comunque, pilotato bene da parte dell'Exa Blade. Assolutamente, adesso stavo riflettendo sulla condizione appunto della sidelane per i Team Keso, visto che il teamfight comunque ha per ben 2 volte premiato, e doveva essere così, la combinazione incredibile che hanno di supreme i BTS, la side dovrebbe essere un buon appoggio per la composizione del Team Keso, e invece no, proprio perché Rubio è così incontenibile e quel Jarvan ha un po' visto il suo power spike scadere. Jarvan è un ottimo playmaker in frontline, un ottimo campione a facilitare i compagni, ma o shotta quella rotation il campione nemico, o una volta esaurita la sua rotazione d'abilità è in balia del danno sostenuto dall'avversario. Ebbene, il Graves regge tranquillamente la rotazione di Jarvan, e a rifarcisi contro con il danno sostenuto dei suoi attacchi avrà sicuramente la meglio. Quindi davvero nulla potrà contestare inside Rubio, è tutta la mappa per i BTS. Vincono i teamfight, vincono le side. Si tratta di giocare in modo disciplinato attorno ai propri cooldown e giocare bene meccanicamente il fight, hanno vinto. Ah, il barone nel frattempo conquistato senza neanche il minimo problema da parte dei BTS. Cercano l'ingaggio di Incaso ed è anche buono. Il suo quindi splendore talento solo nuovamente su una sola persona. E il fight è nuovamente perfetto per i BTS con un bullet time che trova tanti danni. Jin prende comunque un'uccisione. Resta solo uno per uno. Lo shutdown sulle prove era pericoloso, ma è una tripla kill per Jack Spectra. Raito fa più danni possibili con la sua suprema, ma non sono abbastanza. E questi tre, i tre carry che i BTS, una volta che LeBron è caduto, possono tranquillamente continuare a pushare e potrebbero tranquillamente chiudere questo game. Connette con Vanno a l'Hyperfrost. immobilizzare anche Patkiz. Arriva la quadrupla uccisione per Miss Fortune. Vediamo se cercheranno una pentakill che sarebbe unofficial, visto che si è resettato il counter dell'annunciatore di LOL. Ma comunque c'è il flash in avanti sull'avversario da parte di Rubio, abbandonato a se stesso. Preferiscono chiudere il game i giocatori di BTS. E vaglia a dare torto E in non va questo giù Rubio caso. tanto. Cadono le torri del Nexus. Rubio è ancora vivo, cade anche il Nexus. Che partita, che late game di Gigantesco. BTS. Gigantesco questo Graves. Abbiamo fatto bene a tessere nelle lodi sin dalla fase di draft, ma che dire di LeBron? LeBron è stato mente, cuore e braccio di questi BTS. È stato straordinario. In ogni fase del game si può andare ad estrarre una highlight di LeBron in cui determina il successo del proprio team. E se solo avessero trovato il coraggio di fightare un po' prima, paradossalmente avrebbero fatto molto più il proprio gioco e dato molto più fastidio a quello che deve essere l'ordinario gameplay degli avversari. Hanno giocato fin troppo a gioco rotto, facilitando i pick-off con Leona, facilitando lo scaling di quel Ryze, dando le occasioni a Qiyana per fare pick-off. Dato poi tutto loro dagli obiettivi alle side, al teamfight, una volta che hanno deciso di giocare 5v5. Davvero bravi e si sono dimostrati dei due team quello che in summer ha chiuso meglio la stagione regolare. Erano appunto i Betis ad aver chiuso pari merito con i Lions. In realtà no, quinto sesto posto, che in questo caso sì, è un pari merito perché sono usciti al playoff, ma se ben ricordo, la posizione migliore delle due durante la regular apparteneva ai Lions quinti. Comunque sia, quinto sesto posto al playoff,
che si erano dovuti fermare all'ottavo posto, quindi a due distanze da quella zona, bene, hanno di nuovo fatto uno statement in Real Betis. Veramente uno statement assoluto da parte loro. Anche Jack Spectre ha sostanzialmente lastettato le kill all'interno dei fight. Ha piazzato dei bullet time perfetti e l'abbiamo detto più volte: il più dell'azione era fatto da Rubio in primis, ma anche da Whiting con Rell. Ha trovato degli ingaggi veramente sporchi da quel punto di vista, veramente bellissimi da vedere. È stata una partita di gruppo da quando hanno iniziato a giocare di gruppo. Nell'early game hanno sofferto molto di più le incursioni dei singoli, dei Team Keso, in particolare Patkizza, che anche lui è stato un po'. Si è trovato a vestire dei pantaloni da carry che non dovrebbe essere proprio di uno Jarvan, quando specialmente hai una Qiyana in team, e quello si è fatto un po' sentire. Lotus, senza quelle uccisioni, con tutte quelle morti, Javier che non ha avuto tanto spazio da un certo momento in poi della partita con Ryze, sono stati forse un po' la chiave della sconfitta di questi Team Keso, che ricordiamo comunque non sono eliminati, andranno ad affrontare. Mi sfugge un attimo, quindi vado a recuperare i Falleos Angels. Hanno, sì. I Falleos Angels nella partita di eliminazione che verrà disputata la settimana prossima, con il Crim Real Betis che si portano invece ad affrontare G2 Arctic, che vince e passa direttamente al knockout stage successivo. Però nulla di cui disperarsi per questi Team Keso. Hanno dimostrato di avere dei limiti, ovviamente, ma ci sono stati anche alcuni errori da parte loro. C'è qualcosa da cui migliorare per questo game. Assolutamente sì. In realtà entrambi i team, come cercavo di stressare durante il cast, hanno commesso per i rispettivi gameplay un po' delle incongruenze, ecco, a livello di quello che si è visto in mappa. MTS appunto rifiutandosi periodicamente di ingaggiare il 5v5 e di lasciare questo schema di gioco un po' rotto che favoriva la composizione dei Keso. Keso che secondo me, ecco, più che per quello che hanno fatto in Rift, si sono un po' complicati la vita con la draft, perché questa draft era, come accennavo, appena siamo andati in Rift, un pochino troppo early game dipendente, con un Ryze che doveva fare un gameplay assolutamente differente rispetto a quello che poi ha fatto. Ecco, la più grave colpa che possiamo dare a Javier, che comunque ha giocato una partita straordinaria con i mezzi che aveva a disposizione, rendendosi protagonista di quell'escape assurdo, riuscendo comunque a impattare le side. Ecco, l'ho fatto fin poco quel lavoro di impatto delle side. Era quasi un Ryze da utilità mid game, quello per come l'avevano draftato, che in realtà si è comportato un pochino troppo da Ryze che voleva scalare e rappresentare un carry. Se avessero fatto funzionare anche questo ingranaggio, l'avessero oliato un po' meglio, avessero giocato più attorno a questa mid, allora Patkizza non avrebbe dovuto vestire i pantaloni del carry, avremmo avuto probabilmente anche una Qiyana più tranquilla, che non doveva metterci quelle 3-4 morti di troppo, e il game sarebbe stato un po' differente. Comunque, di nuovo, draft molto difficile da pilotare al massimo, i Keso non hanno dimostrato di essere inferiori in modo devastante rispetto ai MTS, però con questa draft si sono complicati la vita, certo, va detto. Assolutamente sì. E con questo, anzi, si chiude per stasera il discorso riguardo il gruppo C. Adesso brevissima pausa e torniamo tra poco con l'ultimo dei quattro gruppi, il gruppo D, con il match tra Astralis Stormbringers e White Dragons. Quindi rimanete qua con noi. A tra poco.